Allora, mister, sbilanciando un po' tutti, alla fine ha preferito schierare un Coria dietro le due punte. Però è arrivata una vittoria importante, quello era fondamentale. Il sistema di gioco lo avevamo comunque deciso, dovevamo soltanto capire gli interpreti, perché abbiamo una rosa particolare con i giovani dislocati un po' in tutto il campo e quindi di conseguenza dobbiamo anche prima scegliere i giovani e poi i meno giovani. Questa volta è toccato a lui, a discapito magari di altri ragazzi bravi, di Bevis, di Arena, di altri giocatori. Ha fatto una buonissima gara, sono contento, come sono contento di tutti gli altri. È prevalsa anche la logica, visto che Agnelli e Ricosta erano diffidati, per un po' preservarli con... Sì, però Garetto e Casella non sono... due riserve per me, sono due ragazzi che... Anche se Casella a sinistra è un po', diciamo, ha avuto qualche problemino. Ma per me ha fatto una buonissima partita. All'inizio è stato, diciamo, Civilleri l'ha superato un paio di volte. Ma più che altro, sì, più che altro, immaginiamo Ricossa che è ancora più piccolo contro Civilleri, probabilmente poteva essere anche peggio. Quindi il problema era l'avversario che era forte, non era Casella, perché Casella poteva avere qualche problemino dal punto di vista del possesso, magari col mancino andare a mettere qualche pallone, però dal punto di vista difensivo credo che oggi qualsiasi giovane potesse avere dei problemi contro un giocatore di 1,90 m, 90 kg, quindi non è facile. Per cui sono abbastanza contento, siamo riusciti a un pochettino a fare tutto quello che volevamo. Forse nel primo tempo, come è stato il primo tempo contro il Santa Maria Cilento, dobbiamo essere più sereni, più tranquilli e non innervosirci quando gli avversari non ci fanno giocare. Ecco, se vogliamo trovare una pecca, l'ho trovata. Diciamo che tre piedi prima e l'ex Angelo Brunetti dopo, che peraltro era un giocatore che lei ha voluto inizialmente due anni fa, diciamo, hanno un po' spianato la strada a questa vittoria importante. Diciamo che la quinta partita utile consecutiva, 13 punti in 5 gare da quando c'è Costantino sulla panchina. Sì, io capisco, però non mi voglio soffermare troppo sugli errori degli altri. Vorrei dire che se gli altri fanno degli errori c'è qualcuno, cioè i nostri, che li inducono all'errore, e questo penso che sia chiaro, anche perché nel primo tempo, pur essendo leggermente nervosi sul possesso, abbiamo avuto un paio di occasioni, quella sulla linea di Carbonaro credo che sia la più clamorosa, però ci sta che l'avversario prende la doppia ammonizione, ci sta tutto, è stato bravissimo il mio giocatore a mettere la testa e a rischiare il setto nasale, quindi se così non fosse stato probabilmente saremmo stati 11 contro 11, quindi bravo il mio giocatore che ha infilato la testa nella scarpa dell'avversario. Possiamo parlare a questo punto, non ha mai voluto farlo, è archiviato il Licata, possiamo parlare alla vigilia della stracittadina, molti non lo vogliono chiamare derby. Come ci arriva l'FC? Arriva al secondo posto, a due lunghezze di distanza, con una partita ancora da recuperare? Bene, penso che arriviamo abbastanza bene, stiamo facendo bene, stiamo vincendo, stiamo facendo discretamente, siamo sereni, siamo tranquilli. E così deve essere, poi non mi soffermo su altre cose perché onestamente mi interessa poco come lo volete chiamare o come si voglia chiamare, è una partita importantissima, questo è vero, per cui non sarà decisiva per nessuno perché ci sono ancora tante gare da recuperare con la nostra squadra che ne ha una in meno, tante gare da disputare con la nostra squadra che ha una gara da recuperare. E quindi sicuramente la gara importante, questo sì. Un'ultima domanda era, diciamo, siete un po' restii come allenatori a parlare sempre dei singoli, però vorremmo che spendesse una parola oggi per il capitano, che è una prova straordinaria. Ma sono la persona probabilmente meno sbagliata per parlare del capitano, quindi la domanda la dovete fare a qualche altro, perché Giovanni è, oltre che essere un calciatore molto bravo, è anche un ragazzo straordinario, quindi non mi va di spendere parole su Giovanni, altrimenti rimarrei qui a parlare troppo tempo. Si era già parlato abbondantemente della partita, le chiedo qualcosa sulla prossima settimana. Lei è stato qui un paio di mesi l'anno scorso, è tornato da un mese, ma per Messina in generale secondo lei cosa rappresenta questa partita? La città molto strana, no? Che adesso si contende la Serie D con la Gelbison terza incomoda in uno scontro diretto che è fondamentale forse per il futuro del campionato.
Sì, io sono, lo scorso anno ho iniziato a lavorare a luglio fino a quando sono andato via a novembre. E ho avuto modo di conoscere un po' l'ambiente, di capire l'ambiente. Devo dire la verità, è bello lavorare qua, si sente il calcio. Siamo in Serie D, ma forse ci sentiamo tutti quanti professionisti, perché lavorare a Messina credo che sia un sogno per tanti miei colleghi, quindi sono strafelice e onorato di lavorare in questa città e per questa società. Il resto penso che sia davvero una gara particolare, una gara molto, non voglio dire sentita, perché non lo so, no, in questo momento non credo che sia troppo importante quello che rappresenti la gara all'esterno del nostro gruppo. È importante invece quello che deve rappresentare all'interno del nostro gruppo. È una gara importante, però forse sarà retorica, magari non mi crederete, ma non era meno importante di questa, cioè questa era pure molto importante. Quindi l'affronteremo con la massima serenità e poi cercheremo di leggere poco, perché onestamente ti distrai e non va bene, per i ragazzi non va bene. Mister, nel corso della sua gestione il pareggio di Troina forse è stato l'unico momento in cui si poteva subire magari un contraccolpo. Vi siete invece compattati da quel pareggio, arrivato in extremis, avete superato questi due scogli nel migliore dei modi. Sì, come diceva il collega, abbiamo fatto 4 vittorie e un pareggio, voglio dire, credo che sia quasi il massimo, perché voglio dire, 5 gare, vincerle tutte e 5 sarebbe stato stupendo. E quella partita potevamo e dovevamo vincerla, sono d'accordo, perché bisogna sempre ricercare il massimo in tutte le partite. Però quando succede quel che è successo, il gol preso, le espulsioni, la voglia della squadra di recuperarla, di non perderla, credo che sia davvero la cosa più positiva delle 5 partite che ho disputato io.